Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di risparmio energetico e lo facciamo in compagnia di un prodotto che sfrutta totalmente l'energia solare per ricaricarsi e andare ad illuminare le aree interessate. Il prodotto di cui vi sto parlando è questo. Lampada solare da esterno della Illuminexa, una lampada solare che dal punto di vista dell'illuminazione mi ha davvero sorpreso. È un prodotto low cost che però ci permette di illuminare ampi spazi utilizzando l'energia solare che va a ricaricare la batteria che è all'interno della lampada. Ma prima di vedere tutte le sue caratteristiche, le sue funzionalità ed il prezzo, guardiamo cosa c'è all'interno della confezione. Troviamo i supporti per fissare la lampada alla parete, un piccolo telecomando per cambiare le impostazioni della lampada quando l'abbiamo già fissata ed infine i fisher per andare ad applicare i supporti alle pareti. E poi troviamo finalmente lei, la lampada solare della Illuminexa. Sotto la lampada abbiamo la parte con i sensori di rilevamento del soggetto e crepuscolare, mentre sopra abbiamo il pannello solare per la ricarica. Perfetto, ecco qua la nostra lampada da esterno della Illuminexa. Questo prodotto è venduto direttamente nel sito Illuminexa e ha delle caratteristiche, come vi stavo dicendo, secondo me molto interessanti. Allora, partiamo dalla sua impermeabilità, lei la possiamo mettere tranquillamente ovunque noi vogliamo perché è totalmente impermeabile. Per le sue funzioni automatiche ha due sensori, uno di rilevamento del movimento e ha un sensore crepuscolare. E in più abbiamo un piccolo telecomando che ci permette di andare ad impostare le varie funzioni che vogliamo utilizzare. Perché vi dico le varie funzioni? Perché questa lampada è in grado di ricaricarsi in 11-12 ore attraverso il pannello solare che abbiamo sopra tutta la lampada, ha la possibilità anche di illuminare fino a 8 ore in maniera continua. Perché vi dico in maniera continua? Perché abbiamo la possibilità di utilizzarla anche solo con il rilevamento del movimento. E non solo, abbiamo anche la possibilità di avere un'illuminazione bassa, poi quando il soggetto si avvicina alla lampada, e parliamo che il sensore di rilevamento di movimento riesce a raggiungere fino a 10 metri il soggetto, quindi si attiverà ad una distanza molto elevata tra lampada e soggetto, andrà a illuminare in maniera più accesa. Quindi abbiamo tre possibilità, infatti nel telecomando abbiamo tre impostazioni, 1, 2, 3. Poi abbiamo il tasto per andare ad accenderla e il tasto per andare a spegnerla, mentre il tasto SOS con questo tipo di lampada è inattivo. Allora, le tre funzionalità principali quali sono? Allora, abbiamo la possibilità di andare ad accendere con il modo 1, quindi lei rileverà il movimento, ovviamente solo quando sarà buio, però, perché quando è giorno ovviamente si rileva il movimento ma non si accende perché il sensore crepuscolare vede ancora che c'è tanta luce, quindi entrerà in funzione solo quando diventerà buio. Modo 1 cosa vuol dire? Che la lampada è spenta, ma se mi avvicino alla lampada, allora lei si andrà ad accendere alla massima potenza. L'accensione durerà circa 30 secondi, poi si tornerà a spegnere. Poi invece abbiamo mod 2. Cos'è mod 2? Mod 2 è la possibilità di avere la lampada accesa sempre, ovviamente quando diventa buio inizia questa funzione, fino a quando non diventa buio lei è inattiva e si ricarica. Cosa succede? Che la lampada andrà ad accendersi nella modalità luce più bassa, quindi con pochissima luce, poi quando rileverà il movimento di un soggetto, allora a quel punto si accenderà alla luce massima. Dopo i soliti circa 30 secondi tornerà alla modalità luce bassa, quindi abbiamo non una lampada spenta ma con una luce bassa. Poi abbiamo la mod 3. Cos'è la mod 3? Mod 3 vuol dire che la lampada quando diventa buio andrà ad accendersi automaticamente, sarà sempre accesa
accesa, ma sarà in una luce intermedia, non sarà quella massima, non sarà quella più bassa, ma abbiamo una fascia di luce intermedia. Quella fascia di luce intermedia rimarrà accesa fino a quando non arriva mattino, che diventa chiaro, quindi il sensore crepuscolare andrà a spegnere la lampada. Poi dipende dalla stagione, le ore disponibili per la ricarica, ma andrà a ricaricarsi, avremo ancora, se vogliamo, 8 ore di luce consecutiva, mentre se utilizziamo le altre due funzioni ovviamente la batteria si consumerà in maniera molto più lenta, perché il consumo ovviamente rimane molto molto più basso. E soprattutto avere la possibilità di tenerla accesa 8 ore, quindi praticamente tutte le ore di buio che abbiamo, è una cosa davvero interessante. Allora, lei come prodotto è un prodotto che viene venduto direttamente nel sito Illuminexa, costa 49 euro, è già in sconto, ma utilizzando il coupon sconto che vi lascio qua sotto in descrizione video avete un ulteriore sconto del 10%, quindi abbassate ancora il prezzo. Avere una lampada che non consuma niente a livello di corrente, soprattutto se pensiamo magari di averne più di una, perché poi all'interno di ogni confezione troviamo un telecomando, ma un telecomando solo fa funzionare più lampade. L'unica pecca di questo telecomando è che bisogna andare abbastanza vicini, nel senso che non prende se si sta troppo lontani, quindi bisogna andare sotto alla lampada per andare a modificare le impostazioni. Però dal punto di vista, secondo me, del risultato della luce è davvero incredibile quanta luce a livello di intensità riesce a darci. Infatti adesso vi faccio vedere un confronto che ho fatto io sul mio terrazzo, dove ho una lampada con una lampadina LED che riproduce i vecchi 100 watt, ma che in realtà è una lampadina LED, quindi consuma molto meno di 100 watt, con una lampada solare, e vedete appunto il confronto fra le due lampade. Calcoliamo che qua abbiamo una lampada che va solo con l'energia solare e con una batteria inclusa dentro nella lampada. Però se analizzate le due luci capite che comunque qua riusciamo ad avere comunque tanta luce non spendendo praticamente niente per utilizzarla, quindi non ci dà problemi tenerle anche accese tante ore, perché comunque è gratis e non consumiamo assolutamente nulla. Adesso ve la accendo un secondo anche qua per farvi vedere, però qua andrà subito a spegnersi, perché comunque il sensore crepuscolare vede che c'è la luce, quindi va subito a spegnere la lampada, non la posso tenere accesa se c'è la luce. Quindi ecco, questa è la massima luce che è in grado di fare, ed è, ragazzi, tanta tanta roba davvero per quanto riesca ad illuminare. Poi comunque quello che è il suo supporto è molto interessante, perché possiamo andare a regolare la posizione, vedete, verso destra, verso sinistra, oltre, come abbiamo visto, che su e giù, quindi abbiamo anche tante possibilità di regolazione. Poi ha queste specie di seghettatura nei movimenti che comunque vanno a non far muovere senza motivo la lampada, che va comunque a bloccare, a fargli fare gli scatti di movimento quando andiamo a regolarla. Quindi ragazzi, spero che questo mio video, in cui vi ho portato la mia recensione e la mia prova di questa lampada della Illuminexa, di cui vi lascio qua sotto link e coupon sconto per acquistarla, vi sia piaciuto, l'abbiate trovato utile ed interessante, perché comunque risparmiare energia al giorno d'oggi è una delle priorità. Lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, dove porto tante prime spoiler anche di questo prodotto, erano arrivati degli spoiler, quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, ovviamente anche di queste lampade posterò lì il link e il coupon sconto, oltre che qua sotto in descrizione. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!